Se il primo risorgimento italiano ha avuto come protagonisti gli uomini più illuminati della borghesia e della nobiltà di quel tempo, la guerra partigiana come protagonista ha avuto le classi popolari, gli operai, i contadini, gli intellettuali, qualche studente, ma il nerbo era contadini e operai, che si battevano per che cosa? Certamente si battevano per battere i fascisti, per riconquistare la libertà, ma avevano anche intuito che la guerra partigiana era la strada per cercare di realizzare un'idea di patria diversa, un'idea di patria basata su dei principi fondamentali, quelli della giustizia sociale, quelli dell'uguaglianza e quelli della solidarietà. Perché se i contadini hanno partecipato alla guerra di liberazione in modo massiccio, contadini che non erano mai stati d'accordo con lo Stato italiano, non si sono mai sentiti d'accordo con lo Stato italiano, era perché avevano capito queste cose ed erano arrabbiati con lo Stato italiano, perché dopo la sconfitta della grande sconfitta del 14, del 15, il 15, 18. Il Caporetto 17, è stato detto a loro: combattete sul Piave che vi daremo la terra. E nel 19-20, invece che dargli la terra, gli ha dato il manganello dei fascisti. C'era una specie di rivalsa. Avevano capito che bisognava fare qualcosa di diverso per diventare cittadini sul serio. Credo che questa sia stata la molla. Sia stata la molla che ha fatto sì che la resistenza abbia potuto inserire nello Stato italiano le forze popolari, che prima non c'erano. È qua che nasce la risposta repubblicana del 2 giugno 1946. Ed è qua che nascono i valori sui quali è stata costruita la Costituzione italiana. Che è la rappresentazione giuridica di questi valori, della giustizia sociale, dell'uguaglianza, della solidarietà, della pace, della libertà. Questi sono i valori sui quali si è costruito ed erano i valori che hanno mosso quelle mosse popolari. Questo è il punto fondamentale.